Buongiorno bellezze, benvenute e bentornate qui sul mio canale. Oggi nuovo video in cui andremo a provare tantissime novità low cost che ho scelto sul sito di Maki Beauty. Come sapete sto collaborando con Maki Beauty ormai da qualche mese e quindi oggi andiamo a provare le nuove cosine che ho scelto. Voglio però farvi vedere quella che sarà, immagino, la protagonista del video, perché dovete vederla subito, non posso aspettare di arrivare lì. E quindi ragazze, oggi andiamo a provare questa meraviglia. Io fossi in voi rimarrei connessa, perché wow, veramente. Prima di iniziare ne approfitto subitissimo, perché sennò mi dimentico, per lasciarvi il codice sconto che è Giulia Pulcini e vi dà il 10% su quasi tutto il sito Maki Beauty, forse tutto, non mi ricordo. Quindi insomma, se volete fare un ordine, applicate poi al termine dell'ordine questo codice sconto, appunto per avere un risparmio che non fa mai male. Vi ricordo anche, se non volete perdervi tutti quanti i miei prossimi video, che potete iscrivervi gratuitamente cliccando il tastino qui sotto. Insomma, mi farebbe davvero tanto piacere avervi anche nei prossimi video, quindi per non perderveli appunto iscrivetevi. Allora, direi di partire subito perché abbiamo tante cose da provare. Cercherò di andare velocemente per non fare un video che dura 3 anni, ma poi alla fine lo so che supero sempre almeno i 20 minuti. E partirei dal fondotinta. Ho sentito parlare benissimo, soprattutto per le pelli grasse, del Can't Stop Won't Stop di NYX. Ho scelto la colorazione vaniglia e questo qui dovrebbe essere un fondotinta full coverage adatto appunto alle pelli grasse. Quindi insomma, tutto quello che io amo di un fondotinta dovrebbe essere racchiuso in questo boccettino di vetro. E quindi insomma, direi di provarlo subito, perché veramente non ho aspettato 3 giorni per provarlo e volevo provarlo, quindi è giunto il momento. Lo stenderò con la mia spugnetta indegna, sporca e da lavare, che prometto andrò a lavare dopo, e vediamo appunto se mi soddisfa. Ok, fondotinta applicato, magicamente credo di aver indovinato la mia colorazione, a meno che non ossidi troppo. Full coverage sì, ci si avvicina molto, forse non al 100%, però ho applicato un pump di qua e un pump di là, avrei potuto ovviamente aggiungere il prodotto, però non ho voluto farlo. Si stende in modo molto molto veloce, perché ci avrò messo massimo 1 minuto e mezzo, 2, e mi piace. L'unica cosa, noto subito che secondo me ha bisogno di essere settato, perché io così lo vedo già un pochino troppo, non è appiccicoso perché non lo è, però lo vedo un pochino già lucido, quindi vado sicuramente a settarlo, anche perché abbiamo da provare una cipria. Come correttore in realtà non l'ho scelto da Maki Beauty, anche se in realtà Revolution è un brand presente su Maki Beauty, quindi credo che prima o poi troverete anche lui. Voglio provare con voi il nuovo correttore di Revolution. In realtà io l'ho già provato e vi posso dire che lo amo, ed è l'Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer nella tonalità Porcelain. Questo qui mi è stato inviato gentilmente da Makeup Revolution e quindi ve lo mostro. È un correttore illuminante molto molto coprente. L'applicatore è molto bello, questo qui ha spugnette, secondo me non piacerà a tutti, ma io vi dico che è molto bello perché in realtà i classici correttori, quelli a immersione, non sono propriamente igienici, perché andiamo a stenderli sul viso e poi a rimmergere l'applicatore all'interno del prodotto, quindi mi piace. Ok, correttore applicato, veramente facilissimo da stendere, si sfuma subito ed è abbastanza coprente, quasi full coverage. Ma andiamo a vedere il risultato finale della base una volta settata, perché sapete che a me piace giudicare fondotinta e correttore con anche la cipria, e avevo bisogno di una cipria compatta e quindi ho ordinato su Maki Beauty la Poreless Perfecting Powder di Catrice. Ho preso la colorazione 010 Universal Shade e questa qua è la cipria con anche il suo specchio, e quindi andiamo subito a provarla. La applicherò sia nel contorno occhi che in tutto il viso, perché con la mia pelle tendenza grassa è molto meglio così. Ok, anche la cipria è applicata, devo dire che la sento molto molto leggera, il che è un pregio, però mi dà l'impressione di non settare così tanto il fondotinta, quindi mi dà l'impressione che tra un po' si luciderà. Spero di no, perché è una cipria molto economica e se fosse valida davvero sarebbe una bellissima scoperta, però appunto non so, ve ne parlerò poi dopo che l'ho provata qualche volta in varie situazioni per sapere se è una cipria che poi può
mantenere bello un trucco su pelle grassa. Prima di passare al contouring volevo mostrarvi dei pennelli e aprite bene le orecchie ragazze, i pennelli di Jessup a parer mio sono i migliori al mondo economici, o meglio al mondo nel commercio mondiale o almeno europeo, non lo so cosa sta dicendo, comunque secondo me se volete dei pennelli economici quelli di Jessup sono veramente ottimi, pazzeschi. Io li avevo acquistati tempo fa, ormai 2 anni fa, e visto che sono sempre dietro a lavarli e non vorrei rovinarli troppo in fretta, ho deciso di ordinare un altro set appunto per poterli alternare. Questa volta ho ordinato un set che comprende sia pennelli viso che pennelli occhi e su Maki Beauty li trovate e li potete scontare al 10%, quindi veramente se state cercando dei pennelli o anche se non li state cercando prendeteli perché sono veramente i migliori e con 15-20 euro avrete dei pennelli che vi durano anche 2-3 anni senza problemi. Quindi forse in voi ci farei un pensierino, giù in info box trovate ovviamente tutti i link dei vari prodotti compresi e i pennelli di Jessup. Vi mostro il set e poi proseguiamo con il make up. Il set che ho scelto io è il Bamboo Brush Set, che comprende i pennelli occhi che io già avevo in un'altra colorazione, quella bianca, e adoro e sono sempre utilissimi, sia i pennelli viso, ne abbiamo 4 e adesso penso che andrò ad utilizzarne uno, devo ancora scegliere quale, per fare il contour. Consigliatissimi, adesso proviamo insieme anche questi. Poi per quanto riguarda il contour ho voluto ordinare una palette di cui ho sentito parlare veramente tanto e molto molto bene, tanti la amano, che è di NYX Professional Makeup ed è la Highlight and Contour Pro Palette. All'interno abbiamo diverse polveri, tra cui diverse tonalità di bronzer, e amo questa cosa che sia adatta veramente a tante carnagioni, ma non solo, adatta anche diciamo a diversi periodi dell'anno, perché magari in inverno ho bisogno di una colorazione più chiara, in estate che sono un po' abbronzata appunto sono più scura. Abbiamo in realtà questo che credo sia una cipria, forse sono 3 ciprie, non ne sono certa. Mentre abbiamo l'ultimo che è questo qua, che è un illuminante, forse sono illuminanti anche questi, ok, forse dovevo informarmi. Comunque andremo ovviamente noi ad utilizzare un bronzer e l'illuminante e direi di partire, penso che andrò con questo qui che secondo me su di me potrebbe essere adatto e anche lei la potete appunto scontare sul sito di Maki Beauty. Per quanto riguarda i pennelli sono molto indecisa, a parte che sono bellissimi, sono decisa se andare a utilizzare il 101, questo qui più definito, o il 106 un pochino a setole più generali, bellissima parola ovviamente, penso che andrò con lui e poi magari vado a definire meglio il contour con quell'altro e appunto vado a utilizzare il primo colore in basso a sinistra, sperando che non sia troppo scuro. Comincio in modo leggero perché non so quanto sia pigmentato questo bronzer, poi al massimo vado ad aggiungere prodotto. Forse il pennello non è quello adatto per il bronzer. Proviamo con l'altro. Sì, alla fine ho utilizzato il 101 di Jessup, secondo me è meglio, molto molto bello. Devo dire che è abbastanza pigmentato, considerate che io ho preso poco prodotto e va già bene, nel senso che non ne aggiungerei altro. Molto bello, molto pigmentato e si sfuma veramente bene, non ho trovato grosse difficoltà nello sfumarlo. Non ho da provare un blush se non sbaglio, quindi vado con il solito il Maxi Blush di Rimmel, che non sto neanche a mostrarvi se no mi ammazzate, perché sarà la 40ª volta che ve lo faccio vedere. Ok, andiamo a provare anche l'illuminante, che è appunto appena sopra al nostro bronzer. Vado a utilizzare il pennello 105 apposta per l'highlighting, però volevo mostrarvi anche un'altra palettina che ho scelto sempre in questo ordine di Maki Beauty, che è della Technique, della Sunset Strip Bronze and Highlight Palette. Non sono riuscita a utilizzare entrambe perché abbiamo scelto di utilizzare il bronzer della palette di NYX, però mi ispira tantissimo questo highlighter, che è più doratino rispetto a quello di NYX, e quindi anche se sono diversi penso che andrò a provare da un lato quello di NYX e dall'altro questo, perché ero troppo curiosa di provare anche lei e di mostrarvela, quindi
Vado a provarli entrambi. Parto però con quello di NYX, che è molto più bianco rispetto a quello di Technique, e lo vado a prelevare e andiamo a vedere com'è, se è bello illuminante come piace a me e bello sottile. Non so se riuscite a vederlo, devo riuscire a mettermi a favore di luce. Comunque sicuramente è molto molto naturale, non è un illuminante di quelli troppo troppo forti. Lo vado ad applicare anche nella zona dell'arco di Cupido e sul naso leggermente. E devo dire che per la vita di tutti i giorni mi piace. Se cercate qualcosa di super super power, non è sicuramente questo, però molto molto bello. Quindi questa palettina ovviamente poi continuerò a provarla e vi farò sapere. Mentre con un altro pennello, perché quello ormai è sporco di questo illuminante, andiamo a provare anche questo più dorato della Technique. Ok, ho provato anche quello di Real Technique, non so come farvelo vedere in realtà, anche lui è molto molto naturale, poco pigmentato. Devo dire che non è tra i miei preferiti, nel senso che io preferisco gli illuminanti da subito un pochino più power. Tra i due preferisco quello di NYX, perché quello di Real Technique è veramente poco pigmentato, però non so, forse ho sbagliato anche il pennello. Beh, comunque continuerò a provarla, proverò anche il bronzer di questa palettina. Quello di NYX invece mi piace molto, molto naturale ma si nota, quindi sicuramente promossa la palettina di NYX, questa qui devo riprovarla. Ok, è arrivato il momento di provare questa meraviglia, che forse non ve l'ho detto, è la Precious Stone nella tonalità Ruby di Makeup Revolution, e della linea Precious Stone le vorrei tutte, quindi piano piano penso che andrò a prenderle perché sono troppo belle anche solo da vedere. E andiamo a provarle insieme per la prima volta. Ho solamente swatchato un po' alcuni colori, ho notato che questi centrali, gli shimmer centrali, all'inizio hanno sopra una patina che li rende meno scriventi, però dovrei averli già consumati un po' in modo che ora scrivano meglio. Quindi, allora, direi di partire con Date Night, che è questo qua, il più in basso a sinistra, e lo vado a utilizzare nella mia piega, e lo vorrei utilizzare sia all'interno dell'occhio che all'esterno, perché vorrei provare a fare un Hello High solamente centrale con una sfumatura di rosa. La mia idea è questa, sapete sempre, vi dico la mia idea, poi dopo vediamo la realizzazione. Quindi partiamo con Date Night, utilizzo il pennello 231 appunto del nuovo set di Jess Up. Tra l'altro la palette ha un bellissimo specchio, comodissimo veramente per truccarsi, è veramente enorme, quindi lo utilizzo. Ok, ho applicato Date Night, allora non è super pigmentato sin da subito, però se voi andate a picchiettare il pennello e aggiungere il prodotto potete aumentarne la pigmentazione e alla fine vi viene fuori questo bellissimo fucsia rosa, veramente ottimo. Quindi se subito non è troppo pigmentato andate o ad aggiungere prodotto oppure a picchiettarlo. A questo punto vado a prendere Princess e Classy, prima Princess e poi Classy, e vado a sfumarli verso il sopracciglio in modo che vada a schiarire verso l'esterno. Ok, devo dire che i matte si sfumano abbastanza bene tra di loro. A questo punto andrei a fare una cut crease solamente centrale, dove vedete non ho applicato assolutamente nulla. Non trovo il mio amato VC Dermablend che uso sempre per fare la cut crease, e quindi andrò ad utilizzare, ho spostato la videocamera forse, comunque andrò ad utilizzare questa High Base, un eye primer sempre di Revolution nella tonalità Light. Non l'ho mai provata per fare una cut crease, ma è una base per ombretti, quindi insomma non dovrebbe andare malissimo. Vado a utilizzare i miei soliti pennelli, questi qua in realtà sono di Do Care, ma questo qua lo utilizzo solamente per il correttore, perché il pennello che scelgo di utilizzare con il correttore si rovina un pochino di più e quindi uso sempre questo. L'ho lavato però insomma rimane un pochino sporco, e vado appunto a fare una cut crease centrale.
Ok, noto che è molto molto liquido il primer per occhi di Revolution, però fa niente, non so perché ma non trovo il mio preferito, dopo lo cercherò meglio. A questo punto aspetto un secondo che si vada leggermente ad asciugare, poi vado a prendere Sassy, che è questo qua, luminosissimo bianco, lo vado ad applicare proprio al centro del mio occhio, poi andrò a prendere Admirer, non so come si dice, questo qui un pochino più rosato, e andrò a congiungere invece con il fucsia che ho applicato per primo, andrò a congiungerci il Fan, che è questo qui ancora più scuro. Non ho mai fatto una cosa del genere, ossia sfumare tre ombretti dal centro all'esterno, ma ci proviamo e penso che andrò con le dita, perché questi ombretti secondo me rendono molto molto meglio con le dita. Guardate, spero che renda così anche sull'occhio. Vado a metterlo al centro. Ok, forse non è il centro questo. Devo metterlo più di qui. E vado a prendere Fan e lo applico appunto ancora più all'esterno per andare a congiungerlo. In realtà devo andare a sistemare sopra la cut crease, però non so, dopo andrò sicuramente a sistemarlo. Proviamo. Allora andiamo a tirare via la patina superiore che hanno questi ombretti e vediamo se riusciamo a utilizzare anche questo, e lo applico appunto nella parte più esterna. L'idea c'è, ci vuole un po' di pazienza. Vado a fare la stessa cosa anche nell'altro occhio, poi facciamo la rima inferiore. Per quanto riguarda il fallout, devo dirvi che ne ha fatto praticamente zero. L'unico colore che ha fatto un pochino di fallout e mi ha lasciato qualche brillantino qui è Sassy, che ho appunto utilizzato col dito, quindi mi viene da pensare che utilizzandoli col dito tendono un pochino a sgretolarsi, però veramente pochissimo fallout. Ok, ho applicato anche l'ombretto nella rima inferiore. Direi che per quanto riguarda gli occhi mi fermerei qui con gli ombretti. Molto molto interessante questa palette, devo dirvi che questi sono i miei shimmer più luminosi di Make Up Revolution, quindi se cercate degli shimmer belli power e potenti prendetela. Mi è piaciuta molto, devo dire che lavorano molto bene anche i matte. Ora andrò magari a sistemare un pochino qua, però in realtà mi piace molto. Ora però proviamo finalmente insieme, e in realtà io l'ho già provato 2-3 volte, quello che metà della mia community mi ha praticamente detto: perché ancora non l'hai provato, devi prenderlo, ed è l'Epic Ink Liner di NYX. Lo so, non so perché non l'avevo mai provato, l'ho già provato 3 giorni perché il pacco mi è arrivato 3 giorni fa e appena l'ho aperto ho applicato l'eyeliner perché veramente non vedevo l'ora di provarlo, e oggi lo applichiamo per la quarta volta e posso già dirvi che lo amo follemente. È un eyeliner in penna che tutti conoscerete, quindi non so neanche perché vi mostro. Comunque è questo qui, ha la penna, e penso di essere l'ultima persona sul pianeta Terra a provarlo, però vabbè, meglio tardi che mai, almeno dicevano così. Lo vado ad applicare off camera, perché sapete che per quanto riguarda eyeliner e ciglia finte io ho un problema, e quindi non mi vedrete mai o quasi mai applicare l'eyeliner e le ciglia finte in camera, e poi passiamo al mascara. Ok, eyeliner applicato. Una cosa voglio dirvela, sono 3 le cose che amo di questo eyeliner. La prima, il fatto che sia bello nero 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 proprio pieno. La seconda, il fatto che, a parte che di qua mi è venuto peggio, di qua un po' meglio, potete applicarlo in modo molto molto sottile oppure più marcato, quindi mi piace tantissimo perché potete scegliere anche di farlo bello bello sottile, andando proprio leggere, fa un tratto veramente sottile. La terza cosa, che non tutti gli eyeliner hanno, è il fatto che non va assolutamente a sbavarsi nelle pieghette, zero proprio. L'ho applicato anche senza ombretto su palpebra proprio pulita e vi assicuro che la mia palpebra è molto secca e ha delle rughette, non so come dirvi, e tanti eyeliner mi vanno appunto nelle rughette, questo qui assolutamente non l'ha fatto. Ma passiamo al mascara. Sto cercando di testare il più possibile i mascara Essence per magari poi parlarvene. Potrei fare anche un video, mi è appena venuta un'idea. E oggi andiamo a provare il 24 Ever Bold Volume Mascara, appunto di Essence, colorazione black. Lo scovolino è questo, ve lo mostro anche da più vicino.
e vado a piegare le ciglia e lo applico prima su un occhio, così potete vedere la differenza, anche se sapete che i mascara preferisco provarli su make-up più leggeri, però fa niente, lo proviamo appunto su questo make-up, poi lo riproveremo, e vado appunto a piegare le ciglia prima e ad applicarlo solo su un occhio. Ok, ho applicato il mascara da questo lato, come sospettavo con questo eyeliner non riuscite a capire praticamente nulla. Provo a guardare verso l'alto, allora, mascara volume, sì, non è un volume estremo, devo dire che però come i mascara Essence in generale si applica veramente bene, pettina molto molto bene le ciglia, non è però secondo me extra volume, la mia idea di volume è un'altra, però molto molto bello, diciamo che se volete un mascara con un volume ma comunque rimanendo con ciglia abbastanza naturali, allora sì, altrimenti se cercate proprio il volume extra, boh, voglio riprovarlo, ma secondo me non fa volume extra, lo applico anche di là. Ok, qualcuno mi dia un premio perché ho appena fatto una cosa che ritenevo impossibile, ho applicato il mascara e come spesso accade mi è venuto da starnutire e ho starnutito senza sbattere gli occhi. Il mascara è perfetto, raga. Quando ho sentito che mi veniva uno starnuto, ho già pensato, ok, devo struccare tutto e rifare, invece qualcuno mi dia un premio, grazie. Ok, ho applicato anche le ciglia finte, come al mio solito ci ho messo 40 minuti, non sono nemmeno applicate bene, comunque fa niente. Era giusto per darvi l'idea di come un look può cambiare. E andiamo a terminare il nostro look con un prodotto di Make Up Revolution, ossia questo rossettino che è della linea Butterfly. E la cosa bellissima, a parte il pack, è che all'interno appunto del pack abbiamo un anellino, questo qui ha forma di farfalla ed è veramente qualcosa di magnifico. La colorazione vi lascio scritta anche quella perché credo non ci sia scritta sul pack, e il rossetto all'interno è questo. Io non so se stia bene con questo look, però avevo scelto questo rossetto e quindi andiamo a provare lui appunto. Lo applico, non ho idea di che formula abbia, e andiamo a vedere com'è. Ok, ho applicato anche il rossetto, ho applicato una matita più scura perché me l'aspettavo in realtà leggermente più scuro, però devo dirvi che mi piace molto, è un nude molto molto bello, non sta malissimo con questo make-up, forse ci sarebbe stato meglio qualcosa di un pochino più rosato, però tutto sommato mi piace. La formula è molto molto bella perché subito è cremosa, però come vedete va poi un po' ad opacizzarsi, però non è completamente opaco, quindi molto molto bello, molto confortevole, non si è ancora seccato in modo extra, non si è sbavato sui denti, per il momento mi piace, ottima impressione questo rossetto. Ora vado a fissare tutto quanto e poi conclusioni finali. Ed ecco qua ragazze, questo è il make-up completamente finito, ho cercato di aggiustare ancora un po' le ciglia finte, forse ci siamo, forse sono accettabili. Allora, conclusioni finali velocissime, promuovo tutto tranne... non mi sento di promuovere e voglio riprovare ancora questa palette, o meglio, il bronzer non l'ho provato quindi non posso dirvi nulla. L'illuminante non me lo sento di promuovere per quello che ho provato oggi perché secondo me è troppo anonimo, cioè non si nota proprio quasi per niente. Forse avrei potuto calcare la mano, utilizzare un fixing spray, non lo so, però voglio riprovarla, per il momento non mi ha colpita. Il mascara di Essence diciamo che non è né un promosso né un bocciato, è un niente di che, nel senso che è un buon mascara sicuramente, però non ha quel tocco in più che cerco da un mascara, quindi sì, forse loro due sono i prodotti che mi hanno lasciato un pochino più perplessa. Per quanto riguarda la cipria, al momento mi piace, la base è bellissima, mi piace tantissimo, il fondotinta di NYX stupendo, sicuramente con le mie ciprie preferite sarà una bomba. Devo vedere appunto se la cipria di Catrice, la Poreless, poi mi regge su di me, quindi questo vi farò sapere, la proverò di più perché non posso giudicare solo da oggi. Per il resto mi sento di promuovere tutto, la palette occhi veramente bella, scusate, stanno aprendo la serranda qua di fianco, forse non lo sentite ma vabbè. Devo dire bellissima la palette, mi piace molto, gli shimmer sono belli luminosi, danno quel tocco in più, e mi piace molto anche il rossetto che è veramente bello.
pazzesco l'eyeliner, veramente ottimo, l'ho già provato 4 volte, posso dirvi che è ottimo e considerando che all'interno ha la sua pallina non penso che smetterà di scrivere a breve, quindi ottimo, ottimo, ottimo. La palette contouring di NYX mi piace, promossa, quindi direi che più o meno vi ho detto tutto, se mi sono dimenticata qualcosa scusatemi, e vi ricordo che quasi tutto o tutto quello che vi ho mostrato oggi è scontabile con il codice GiuliaPulcini su makibeauty.it. Io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate del make-up e fatemi ovviamente sapere se avete mai ordinato su Maki Beauty e che cosa avete provato delle cose che ho provato io oggi. Io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdervi tutti quanti i miei prossimi video. E se amate il make-up low cost siete nel posto giusto perché qui troverete sempre video riguardo ad esempio questi brand che vi ho mostrato oggi, che per me sono veramente un must tutti quanti da provare. E niente, io vi ringrazio davvero tanto per la compagnia, spero di vedervi numerosissime anche nel prossimo video, vi mando un grosso bacione e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!